Il Consiglio regionale si è dotato di linee guida per l'eliminazione degli stereotipi e di tutte le discriminazioni linguistiche basate sul genere. Il lavoro, intitolato La parola cambia il pensiero, è stato presentato a Palazzo Lascaris in occasione dell'8 marzo. La prima parte contiene le linee guida generali indirizzate all'intero Consiglio regionale, mentre la seconda si sofferma sulla normativa, sull'ambito amministrativo e su quello della comunicazione, con particolare riguardo all'attività giornalistica. Il gruppo di lavoro ha inoltre proposto un adeguamento dello Statuto regionale per garantire un linguaggio non discriminatorio e rispettoso dell'identità di genere, senza compromettere la qualità della legislazione. In occasione dell'8 marzo il Consiglio presenta un lavoro che ha coinvolto tutte le direzioni dell'Assemblea. È stato fatto un lavoro che consiste in pratica nell'ottemperanza alle linee guida e alle direttive, agli obiettivi che sono stati dati ai direttori regionali sull'utilizzo del linguaggio di genere, perché nel linguaggio si nascondono delle discriminazioni, a volte non si nascondono, sono palesi e evidenti con la violenza del linguaggio, altre volte invece no, il linguaggio deve essere un linguaggio neutro, questo ci dice l'Accademia della Crusca, non bisogna utilizzare il maschile inclusivo. E quindi è stato fatto tutto un lavoro elaborato per quanto riguarda gli atti legislativi, quindi tutti gli atti normativi, i regolamenti, la comunicazione giornalistica, il web, ed è stato presentato oggi il completamento, diciamo, di questo straordinario lavoro. E questo è un omaggio che per la festa della donna ci sembrava veramente il caso di offrire.